Allora, Federica Ferrario, primo giorno per te qui a Cuneo Granda Volley, sei stata annunciata poche ore fa, sei già qui in campo per i primi allenamenti. Beh, innanzitutto ti chiedo le primissime impressioni, visto che abbiamo appena terminato l'allenamento qui all'Ex Media 4. Beh, siamo partiti subito col botto, però sono contenta, mi sto trovando bene e mi piace lavorare in questo ambiente. Ti faccio fare un piccolo passo indietro, perché tu arrivi comunque da 3 anni in A2 con Soverato, sei stata titolare nelle ultime 2 stagioni. Che esperienza è stata per te a livello di crescita sportiva e professionale? Insomma, cosa ti porti dietro? Perché sicuramente l'A2 comunque è stato un campionato importante. Beh, sicuramente in questi ultimi 2 anni sono maturata molto, sia come persona che come giocatrice, e volevo provare a alzare l'asticella e fare questa nuova esperienza in A1. Ecco, cosa ti ha convinto nell'accettare la proposta di Cuneo, sia a livello personale sia a livello più in generale nel progetto che la società magari ti ha già avuto modo di spiegare? Beh, sicuramente il fatto che sicuramente si lavora bene qua, e soprattutto la tecnica, ed è quello che mi interessa particolarmente, ma poi vogliamo fare un bel lavoro di squadra e mi è piaciuta l'idea. Hai avuto modo già, prima di arrivare, di parlare con coach Bellano? Cosa nel caso ti ha detto oggi, in queste prime ore? Beh, che la sua idea è appunto lavorare più sul gruppo che sul singolo, e la condivido, mi piace molto e speriamo di creare un bel gruppo. Ti chiedo ancora una cosa su questo campionato che arriverà ovviamente molto presto, perché siamo a maggio, ma che stagione ti aspetti per te e per Cuneo? Che ruolo pensate di poter recitare? Beh, sicuramente nelle ultime stagioni il livello di tutte le squadre è sempre molto alla pari, quindi sarà una bella lotta e speriamo di far bene.